Buonasera a tutti, faccio una breve introduzione. Innanzitutto ringrazio tutti di essere venuti e ringrazio anche chi ci sta ascoltando in questo momento. E oggi è il secondo giorno che Elisa Med di Foam Magazine è qui con noi e ieri abbiamo fatto un bellissimo excursus molto interessante che ha raccontato l'esperienza di Foam. Non soltanto come magazine che tutti conoscono, ma anche come realtà culturale, ma come modello culturale. Oggi, appunto, dopo questo excursus più teorico, più generale, abbiamo deciso di, con Elisa sin dall'inizio di portare una parte un po' più pratica, un po' più calata sulla realtà e abbiamo invitato chi volesse partecipare al workshop a immaginare, a portare anche delle piccole idee di progetto e quindi di lavorare un po' tutti insieme per ragionare su ipotesi di modelli culturali. Quindi oggi quello che faremo con le persone che sono venute, che probabilmente hanno provenienze sia di formazione che di ambiti culturali diversi, ragioneremo non tanto sui contenuti, solo sui contenuti artistici, ma ragioneremo un po' su cosa significa costruire un progetto culturale. Quello che noi vogliamo fare oggi non è solo di analizzare dei singoli progetti, ma soprattutto di lavorare insieme per capire come far funzionare o che strategie utilizzare per il funzionamento di un progetto. Quindi ringrazio tutti di essere venuti e insomma, direi di dare inizio ai lavori. Grazie. Diciamo di una free press di fotografia di un free press di fotografia. Sì, che riguarda diciamo comunque il territorio e vorremmo l'idea è quella di fare un giornale ovviamente gratuito da distribuire
per ogni, diciamo, numero, che non sappiamo ancora bene se semestrale, trimestrale, mensile, parlare solo di un lavoro di un singolo autore, magari per dare più spazio, così. Quindi avere dei numeri monografici. Sì. Lui, Domenico, la Sì, sua ragazzi, ragazza fa parte del progetto. Insieme. fino a qua saremo Siamo tre quattro 5. persone. 4-5. Per ora siamo in 2. Quando dici vuoi fare un free press di fotografia che parli del territorio, significa che diciamo questi libri monografici parlano di fotografi che operano nel territorio barese, nel territorio pugliese Non ci siamo o... Non ci dati siamo dei dati limiti. questi limiti ben Ah, precisi. ok. Per ora magari italiani, diciamo. Italiani. Ok, per ora. Sì, che non siano già Sì, che infatti, che non siano già un fermati. mercato fotografico, insomma. Che siano emergenti. Il problema che ho riscontrato è, diciamo, ovviamente nel budget iniziale, per le copie, queste cose qua, da definire ancora, perché non sappiamo di preciso come affrontare questo problema. Abbiamo analizzato più o meno la forma del volume, cioè diciamo, del giornale, fare un unico foglio magari piegato con Sì, un l'abbiamo piccolo, provato. abbiamo fatto una prova Era ovviamente quella così. piccola, abbiamo provato a fare un piccolo layout, cioè abbiamo già scelto eventualmente Sappiamo chi già bene chi esporre, si diciamo, deve nel primo fare. numero. Abbiamo già selezionato, diciamo, il fotografo che ci interesserebbe mostrare, Però lui non lo sa. quindi... Lui non lo sa ancora, Anche quindi. questo è un problema, cioè, non so. Speriamo sia d'accordo. Non conosciamo, speriamo sia d'accordo. Ok, quindi voi avete un'idea, avete un dummy, un In layout. grosso modo sì, si può chiamare Il vostro problema è passare allo stato produttivo, cioè avere un budget. Non avete un budget, o avete un budget e non sapete come trovare i soldi. No, sapendo diciamo, come trovare i soldi, dobbiamo anche come capire come, cioè, quanto ci costa effettivamente, diciamo. Sì, ci siamo dati dei limiti imposti comunque, abbiamo fatto di stampare a colori, quindi va bianco e nero, copie comunque, cioè, su un unico foglio che poi andremo noi a piegare, quindi abbiamo cercato di ottimizzare un pochettino il processo produttivo. Al momento siete in due a far parte di questo progetto, tu sei Costantino e tu Io sei sono Domenico. Domenico. Io ho avuto una formazione in campo fotografico, sono già da come professore di fotografia, però mi sono avvicinato ultimamente anche al settore editoriale, cioè mi interessa molto questo ambito qui, soprattutto il creare da zero, cioè dal basso, o anche noi, cioè partire da una piccola comunità e creare qualcosa, insomma, anche a livello territoriale, che poi possa sfociare anche magari Non è detto che ci limiteremo, cioè vorremmo, è un inizio questo, vorremmo comunque ampliare anche attraverso planner, comunque altre realtà che ci sono già sul territorio, sviluppare un po' qualcosa che sia collocata qui, però che abbia comunque un respiro un po' più ampio, cioè nazionale comunque, guarda anche al di fuori. Avete già creato un'associazione culturale oppure No. siete semplicemente un gruppo di persone che hanno bisogno di Volevamo soldi? fare un Collettivo collettivo, cioè, siamo un formale. collettivo formale, sì. Altre cose che volete aggiungere? Magari dopo ci verrà in Magari dopo. Ah, ok, sì. Io aspetterei, sono Ah, Fabio Santa Croce, però aspetterei la mia collega, ah, l'unica che mi certo. ha suggerito è in arrivo, mi ha Ah, va detto. bene, Quindi ragazzi, ci sono i prezzi, possiamo. facciamo dopo. Ok, perfetto, Sì, passiamo non c'è alla problema. prossima. L'intruso, io in questa Ciao, io sede, sono io Lucia. sarei, scusate, mi presenterei così, trova l'intruso, ecco, giocando al gioco trova l'intruso, sono io, insomma. Sono Stefania. Ho una formazione prettamente letteraria, per cui mi occupo di narrazione più che altro.
sono interessata a quell'aspetto della comunicazione. Però sono una persona fondamentalmente curiosa e mi interessa molto, sono molto aperta alle collaborazioni, alle cooperative, alle collaborazioni, ecco. Non ho un progetto, ma sono una che si dà da fare, sì, nel senso si mette a disposizione per quel che posso. Sono qui perché mi stimolava questo incontro. Conosco la rivista e l'apprezzo da tanto e insomma mi piaceva, ero curiosa e sono venuta. Ecco. Ok. Stimolata anche dalla mia amica. Sono stata l'artefice. La responsabile dell'intrusa. Ecco. Passo la parola qui all'amica. Io sono Valeria Giampietro. Io sono, o rappresento un terzo di una realtà relativamente giovane qui in Puglia chiamata Love and Dishwasher Tablets, o LDWT, che in realtà è tratto da un verso di una canzone di Fever Ray e racchiude un po' la natura del progetto che porto avanti con due miei carissimi colleghi amici chiamati Beppe Recchia e Vincenzo Pietro Giovanni. Critico musicale, Beppe Recchia, e a Vincenzo Pietro Giovanni, avvocato e grande appassionato di cinema. Io mi occupo di musica, il nostro progetto ha una missione ben precisa ed è far incontrare il mondo della musica e il mondo dell'arte visiva. Quindi noi fondamentalmente trattiamo artisti, e io in particolar modo che curo la sezione d'arte, artisti che nel presente o nel passato hanno avuto modo di lavorare all'interno dell'industria musicale. Quindi nel corso degli anni, siamo partiti nel 2011, quindi siamo attivi da più o meno tre anni a questa parte, abbiamo realizzato diverse interviste, sezione musica, sezione cinema, io per la sezione arte ho curato e contattato gallerie internazionalmente, il nostro sito in inglese. Ecco, è un sito. Sì, è un sito web. Sì. È un sito e contattando, riuscendo a intervistare personalità abbastanza rinomate nel mondo della musica e dell'arte, Steven Powers, che per esempio ha realizzato la copertina del disco di Arcor Pile, o Neil Krug, rinomato fotografo, insomma, siamo riusciti ad ottenere le nostre piccole soddisfazioni, pur partendo non come un'associazione, ma come tre amici appassionati di musica e di arti visive. Quindi con il tempo stiamo sviluppando questo progetto che ci sta molto a cuore, attualmente fermo per decisione collettiva, in quanto stiamo cercando di apportare delle novità anche dal punto di vista strutturale del sito, dell'organizzazione, di diversi aspetti, perché non pensavamo di doverci scontrare con una realtà tanto dura e complicata come quello del mondo della rete, perché ci sono tantissime realtà, non ce ne sono molte come la nostra, in realtà non ne abbiamo trovata neanche una finora. Mm-hmm. Ed è questo. E quindi il problema qual è? In realtà non c'è un problema, e questo è il progetto nel quale sono coinvolta, attualmente fermo per diverse dinamiche che sono più interne, insomma, ai tre portavoci di questa, okay, di questa missione. Però chiaro, problemi però nel portare avanti un sito di questo tipo sì, possono essere tanti, ma per quanto mi riguarda personalmente nel settore dell'arte è relativo soprattutto alla ricerca, perché è molto 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 difficile riuscire ad ottenere e poter contattare degli artisti che hanno lavorato nel mondo della musica, perché la missione è quella, quindi dobbiamo incentrarci su quel tipo di artisti, che possono essere pittori, illustratori, scultori, a tutti quelli che hanno lavorato nel mondo della musica, che è molto complicato perché le ricerche sono molto lunghe. Però sono davvero tanti e non abbiamo ancora neanche aperto una sezione di sottoscrizioni, però è qualcosa che vogliamo fare per poter rendere il sito anche più dinamico, no? È aperto insomma a proposte. A me piacerebbe molto, quindi questa è una delle novità che insomma, vorremmo inserire. Questo più o meno è la natura del sito. Ed è il progetto. Ma quindi la difficoltà se non capisco.
sì, creare attenzione non tanto per la musica, perché comunque le selezioni degli artisti musicali, noi conosciamo il nostro pubblico, quindi è un pubblico ben preciso. Quindi chi ci segue sa che tipo di musica ascolta, quindi sa che leggerà l'intervista di un artista, un musicista ben preciso, quindi sa cosa sta incontrando, però magari non può essere sempre interessato all'artista che ha realizzato il booklet, o magari può essere lo stesso artista che ha realizzato il video musicale per un altro artista, e curiamo anche quei tipi di artisti. Quindi, sì. Cioè funziona, ma vorresti fare un po' uno scambio. Sarebbe molto bello se potessimo ampliare ancora di più il pubblico, perché effettivamente non tutti sono interessati, spesso sono in pochi a soffermarsi sulla copertina di un disco, eppure dietro quella copertina pensiamo a Ryan McGinley, che ha lavorato anche lui per la musica. Purtroppo non tutti sanno che tantissimi fotografi estremamente di talento, pittori, hanno realizzato lavori meravigliosi. Lo stesso discorso vale per un tipo di arte di nicchia che è la poster art, che noi cerchiamo a nostro modo comunque di promuovere nel sito. Sono artisti davvero estremamente talentuosi che hanno realizzato opere magnifiche, però in Italia è una realtà che ancora non è arrivata, e quindi non tutti sono ancora in grado di poter approcciarsi a un tipo di realtà come questa. Quindi è molto difficile poter ampliare il pubblico, perché un sito di fotografia è molto complicato da gestire, perché ce ne sono tanti, immagino. Mentre sale in realtà anche il discorso che era una domanda che avrei voluto in realtà fare ieri, però io seguo la rivista da un po', ho anche visitato la galleria, mi piace molto, mi appassiona moltissimo la missione, la realizzazione, tutto. Però effettivamente non esiste un sito, un blog relativo a magazine. Intendo come tipo di entrate, di aggiornamenti. Esiste, se non erro, il sito relativo alla rivista, però non c'è effettivamente un blog che presenta degli artisti. No. Ecco, questa scelta mi interessava molto, perché è una scelta indicativa. In realtà noi abbiamo il Form Magazine, ha una sezione del sito del Form Museum, cioè sì, esatto. www.form.org/magazine, sì. Facciamo parte del dominio del sito. Il Form ha un blog, sì, che ospita interventi di fotografia sia da parte dei curatori del museo che da parte mia del magazine. Quindi esiste un Form blog. Perfetto. Però non è una piattaforma alla quale noi dedichiamo eccessiva attenzione. Esattamente. E questo è un po' per scelta, un po' per forza. La parte un po' per forza è che crediamo tutti dentro la struttura che per fare le cose bene in rete ci vuole una grande attenzione e qualcuno che ci si dedichi praticamente a tempo pieno. È un momento che questa cosa non ce la possiamo permettere, per cui lo facciamo come accessorio, diciamo così. La seconda ragione che spiega il perché non c'è qualcuno che se ne occupa a tempo pieno è che non abbiamo ancora un'idea chiara sul come rapportarci. Cioè, la nostra domanda è, visto che ci sono così tante piattaforme che offrono fotografi o che offrono spazi espositivi o spazi di pubblicazione della fotografia, e lo fanno già così bene, sì, noi ci occupiamo di altro e ci esce abbastanza bene, al momento utilizziamo il web come spazio informativo. Se tu hai bisogno di informazioni su dov'è la struttura, come funziona, come ci devi rintracciare, eccetera, siamo lì. Lavoriamo su social media, quindi cerchiamo di tenere un contatto costante con il nostro pubblico, però non produciamo contenuti per il web, perché non abbiamo ancora capito come lo vogliamo fare, sì, in realtà. Tutti pensiamo che abbiamo un'idea di massima su cosa ci piacerebbe fare, ma è un progetto abbastanza grosso che al momento è, sì, non è realizzabile, diciamo così, però siamo un po'...
po' restii. Sì, devo dire la verità, un po' restii. Facciamo cose che presuppongono un consumo lento. E questo cozza un po' con il concetto stesso di rete e di internet. Noi magari pubblichiamo un intervento sul blog ogni 2 settimane, è un tempo infinito. Sì, è vero. Nel 2014, a volte ogni 2 settimane non, è difficile che uno ti segua. Ci sono altre piattaforme di questo che funzionano lente. Questo è esattamente uno degli problemi, anzi credo forse probabilmente il principale problema del progetto che stiamo portando noi avanti, avendo comunque tutti e tre un lavoro, essendo una passione, non potendo essere un lavoro, sarebbe molto bello se potesse essere un lavoro, e l'aggiornamento di un sito che deve essere costante all'ordine del giorno, ed è una cosa realmente difficile, soprattutto nella sezione arte, perché musica magari e informazioni sono all'ordine del giorno, si può lavorare su quelle, ma per il cinema e dunque videomaker o artisti che hanno lavorato nella musica non sono informazioni che puoi avere all'ordine del giorno, dovresti lavorare giorno e notte con la ricerca davanti a uno schermo ed è davvero dura riuscire a mantenere questo ritmo, questo è probabilmente il principale problema. Il fatto che un sito ha bisogno di un aggiornamento costante, una ricerca e una cura costante. Ci sono tantissimi siti realmente validi che hanno chiuso per questa ragione, perché non riescono a sopravvivere. Quindi dici il nostro problema, da quello che, insomma, che è riuscito fuori fino ad adesso, è che come primo punto un certo tipo di ricerca contenutistica ti permette di allargare. Noi non cerchiamo neanche comunque di adattarci a ai gusti del pubblico. Noi piace il fatto di dirigerci a una nicchia. Io apprezzo molto le nicchie, quelle singole persone che apprezzano e capiscono quello che tu stai facendo. All'inizio non tutti capivano Ryan McGilley, non tutti lo conoscevano, il cosiddetto, ieri citavi, il fotografo tutto nudo in un prato, corre, e l'eredità di Henry Clark, Loretto Ghile, tutta una serie di fotografi che sono venuti fuori, inevitabilmente un modello che funziona e quindi lo riprendi. A noi questo non interessa, mi interessa sì l'aggiornamento e perché no, sì, adattarci al gusto dei lettori, però al tempo stesso sempre mantenendo la nostra identità ferocemente. Ok. Ma quindi uno dei vostri obiettivi sarebbe farlo diventare una professione primaria? Cioè un'occupazione primaria? Sarebbe molto bello. Sarebbe molto bello. Noi abbiamo realizzato l'anno scorso, tra ottobre e novembre, la nostra prima mini rassegna cinematografica su cui stiamo lavorando per una seconda edizione, che raccoglie è la prima rassegna di documentari musicali proposta qui a Bari. L'abbiamo proposta in Mediateca con 4 titoli, ha avuto un grande successo e si chiama Sound and Vision, e l'anno prossimo, anzi novembre, insomma, la riproporremo con nuovi titoli, però non sappiamo ancora dov'è. Okay. Quindi questo vorrebbe diventare un appuntamento fisso annuale? Sì, è il nostro obiettivo, insomma, ci piacerebbe molto, sì. Però siamo anche molto realisti, insomma, ci si scontra con insomma, tutte le varie difficoltà, chiaramente, dove proiettare, come fare, insomma, non è semplice. Prima
ragazzi? Sì, abbiamo iniziato. Okay. Siccome il tema è praticamente una grande area di espansione urbana di Vienna, insomma noi ci siamo ritrovati lì per curiosità e abbiamo pensato di proporre come progetto magari allargato un lavoro fatto da più fotografi su aree simili in Europa. Perché? Perché alla fine su questo tipo di fotografia, che è quella che studia il territorio, l'architettura, secondo me è utile, secondo noi è utile il confronto tra più punti di vista. E in cosa potrebbe sfociare questo? In un progetto magari editoriale complessivo dove tutte queste grandi espansioni vengono documentate e magari anche delle mostre durante il lavoro o a fine lavoro. E quindi il problema è individuare delle strutture museali, degli enti disposti a credere al progetto e quindi anche a offrire degli spazi, a supportare o delle case editrici. Insomma, l'idea è comunque di non gestire in prima persona, a noi piacerebbe fotografare, quindi però mettere su un gruppo che insieme lavora su uno stesso tema, che secondo noi è interessante, quindi, perché sono delle aree in trasformazione che però vengono già utilizzate dalle persone e quindi sono dei luoghi che non ci saranno in eterno, sono in transizione, hanno una durata limitata, seppur lunga in alcuni casi, perché si parla anche di progetti di 10 anni, però ci è sembrato interessante, no? Non lasciarlo solo come una cosa nostra, ma magari creare un gruppo che lavora su questo tema. Ma voi avete già, iniziato a collaborare con delle altre persone che magari non sono fotografi ma che si occupano di questi argomenti? Oppure... No, non è ancora. In realtà l'idea è nata dalla partecipazione a questo workshop. Ci siamo detti ma cosa, cioè come si potrebbe evolvere questa cosa che per ora è solo nostra? Cioè come si potrebbe sviluppare? Sì. Siccome in passato abbiamo partecipato a un lab, per esempio, a dei corsi dove si assegnava un'area e poi ognuno dava il suo punto di vista, visti insieme i lavori, da una visione complessiva di uno stesso luogo, e ci è sembrato interessante. Quindi abbiamo immaginato, se invece di essere un luogo è un tema, quindi quello della grande espansione, può essere una cosa che quindi a più fasi, per esempio si documenta la fase di cantiere, poi si documenta anni dopo la verifica di quegli spazi, perché in passato, per esempio, nel famoso 167 delle nostre città, partivano da grandi aspettative, poi si sono rivelate dei quartieri invivibili. Invece adesso, siccome dopo quell'esperienza le strategie progettuali si sono adeguate, e quindi è interessante capire se effettivamente questi quartieri saranno realmente vivibili oppure no. Quindi è un progetto di studio, di verifica. Okay. Però voi è venuta questa idea, però a voi piacerebbe creare una sorta di rete, un gruppo di persone che lavorano con questa idea, e il vostro ruolo sarebbe quello di fotografia. A voi non interessa gestire questo progetto o eventualmente... Noi immaginavamo una specie di collettivo, diciamo che a fase alterna tutti i fotografi si incontrano, si discute, poi guardando i lavori degli altri magari scattano dei meccanismi in ognuno, quindi poi ritornando magari alla fine c'è un lavoro organico oppure un lavoro disorganico, però l'idea è comunque di creare un gruppo, magari non solo in Italia, in più limitandoci all'Europa, per vedere se ci sono, se alla fine questi quartieri sono tutti uguali, se c'è un'identità di ogni luogo, se si riesce a mantenere, oppure se l'architettura si sta spostando su
una standardizzazione. Lavoravo per il fatto
editing, contatti con le redazioni, contatti con le organizzazioni non governative. È una realtà medio piccola, per cui anche lì insomma una stessa persona si occupava di più cose, quindi magari c'era da scrivere un testo e capitava che lo dovessi scrivere io. E nulla, adesso sono a Reggio e mi piacerebbe tantissimo lavorare all'idea, cioè lavorare all'idea di un magazine che si concentrasse sul Mediterraneo, cioè che proponesse lavori comunque storici di fotografi che lavorano sul Mediterraneo. E mi piacerebbe molto concentrarmi sull'evoluzione del territorio, quindi uno studio dal punto di vista diciamo antropologico, sociale, e anche insomma ho una formazione per metà diciamo da architetto, quindi anche le trasformazioni architettoniche e urbanistiche, quindi è un progetto che mi rendo conto molto complesso allo stato attuale, in fase embrionale, anche perché sono sola, sarei sola, quindi devo capire anche le persone che eventualmente potrei coinvolgere. E anche dal punto di vista economico ci sono delle possibilità, cioè c'è la possibilità di attingere finanziamenti, anche perché la regione Calabria, come saprai, rientra tra le regioni obiettivo 1, per cui insomma ha facilità a poter accedere a questi fondi, però il progetto deve essere altrettanto valido, altrimenti non è possibile portarlo avanti. Comunque sono interessata, giusto per concludere, all'aspetto di foto editing, insomma ricerca di fotografi, soprattutto emergenti, cioè andare a scovare quelle realtà che non sono conosciute e capire le potenzialità di quei fotografi e magari capire se è possibile organizzare una mostra, piuttosto che proporli ad un magazine, piuttosto che scrivere una recensione, ed è una cosa che nel mio piccolo sto facendo. Quando lavoravi con l'agenzia fotografica, ti sei anche occupata di gestione pratica delle attività legate ai fotografi, come fix? Dici come logistica? Sì. Allora, con loro no, nel senso che loro seguivano dei progetti all'estero, non sono mai partita con loro. Dici proprio nel senso di servizio da Milano, sì, sì, anche logistico organizzativo, anche logistico organizzativo, sì, da project manager. Sì, capitato. C'era una figura, in realtà c'era un diciamo il fondatore dell'agenzia se ne occupa lui principalmente, però se aveva bisogno di una mano mi è venuto contribuire anch'io. Ti ripeto, è una realtà meno piccola, per cui un po' tutti facevamo tutto. Sono Armando, ho 32 anni, ho studiato fotografia a Milano e successivamente ho fatto un po' di fotografia di still life professionale, tra virgolette, per alcuni designer a Milano. Dopo un po' di tempo, però al contempo iniziando un percorso personale, per un certo periodo di tempo ho portato entrambe le attività in maniera parallela, finché due anni fa ho deciso di chiudere interamente, diciamo, non aver più niente a che vedere con l'aspetto della fotografia professionale, mi sono dedicato esclusivamente a tempo pieno alla realizzazione di progetti personali. Ciò che presento oggi è qualcosa proprio di fisico, un libro, un dummy che ho realizzato lo scorso anno ed è inerente a un progetto che è iniziato all'inizio dello scorso anno e che è durato tutto l'anno, ecco, tutto il 2013, periodo nel quale sono stato molto presente a Beirut e ho analizzato una realtà molto particolare di Beirut. Il problema, tra virgolette, che presento può essere preso in esame da due punti di vista, perché da un lato
questo percorso durato tutto il 2013 è sfociato in un prodotto fisico e di conseguenza sorge la necessità di un attimo districarsi nel mondo estremamente complicato di quello della piccola editoria. Noi, diciamo, chiunque sa che soprattutto negli ultimi anni c'è stata un'esplosione del fenomeno della piccola editoria, però questa anche per chi è molto attento a tutte quelle che sono le dinamiche è molto difficile un attimo riuscire a capire come procedere. Dall'altro lato devo tenere anche in considerazione la specificità del lavoro che ha, diciamo, dei connotati un po' particolari. Devo tener conto del fatto che sono, diciamo, non ho un nome su quale da spendere e di conseguenza il mio obiettivo dovrebbe essere quello di rivolgermi a diciamo, intraprendere delle strade ben determinate, andando a toccare alcuni punti, alcune realtà molto particolari, quindi non è sicuramente obiettivo di un fotografo come me quello di ambire alla massima diffusione possibile, è un qualcosa che della parte meridionale di Beirut, che si chiama Darie. Beh, il libro è stato selezionato al Festival di Kassel, al Photo Book Dummy Award di Kassel, quindi ora è finalista a questo premio, quindi in qualche modo, insomma, va un po', diciamo, c'è questa parte meridionale di Beirut che è a prevalenza sciita, diciamo, è governata, controllata da due partiti, Hezbollah e Amal. La realtà di Beirut fa sì che questo controllo si manifesti con delle dinamiche abbastanza precise, ciò fa sì che diciamo, è impossibile fare delle foto lì, cioè, devi passare attraverso il partito. Spiegando, insomma, questo vale anche per i giornalisti, cioè vale per tutti. Tuttavia, quella che è la mia attività di documentazione del territorio, cioè, è un qualcosa che per sua natura non può essere accettata da un partito che peraltro ha visto il proprio territorio assolutamente raso al suolo già solo qualche anno fa. Il vivere costantemente in uno stato di tensione, il sentire, che questo l'ho potuto sperimentare, avendo vissuto lì, cioè io sono tornato l'ultima volta il mese scorso, sono tornato in Italia 2 settimane fa, il vivere in uno stato costante di, cioè alla fine porta a una sorta di paranoia, quindi lì tutti ti dicono che siamo nell'imminenza di una guerra sempre, questo da gennaio dell'anno scorso lo sono sempre sentito di bene, quindi loro psicologicamente sono in questo stato di preallarme, cioè nel senso non li posso neanche biasimare se mi hanno tenuto un anno e mezzo colloqui, mi hanno fatto uscire pazzo completamente, perché diciamo, però sono riuscito a trovare in ogni caso un escamotage per riuscire a sviluppare un lavoro sul territorio e attraverso realizzando delle foto di nascosto. La cosa interessante a mio parere è che queste foto sono realizzate tramite cellulare e quindi con un mezzo che per sua natura diciamo è finalizzato alla realizzazione di immagini quasi istantanee di tuttavia le modalità di realizzazione del lavoro, tuttavia le modalità di realizzazione del lavoro sono tali da garantire, da assicurare una sorta di estrema uniformità di tutto il lavoro e quindi da il lavoro risulta estremamente compatto, cosa che non si direbbe se
diciamo, se uno pensa al lavoro, un lavoro svolto in maniera così cosciuta, invece sono molto... Hai quota? Sì. Ti va di farlo passare? Sì. Il mio interesse è molto più generale, all'oggetto un'intera area geografica, geopolitica più che geografica, mi è stato chiesto proprio da Hezbollah perché ho deciso, cioè avendo spiegato un attimo che cosa intendevo fare, mi è stato detto perché inizi proprio da Beirut e io ti do la stessa risposta che ho loro, perché credevo e credo che iniziare da Beirut fosse più semplice. Pare strano perché l'anno scorso ci sono stati 13 attentati proprio, però in realtà considerando il Libano come una sorta di un elemento estremamente sensibile, questo lo è da sempre storicamente. Cioè, il Libano è un paese nel quale subisce le conseguenze di ciò che succede nel vero centro del Medio Oriente, può essere l'Iraq, Siria. È un punto di osservazione fondamentale, e questo infatti è sempre stato frequentato già dagli anni 60, 70 da giornalisti, perché avevano la possibilità di stare in una situazione in qualche modo più occidentale, però al contempo di essere molto vicini ai luoghi dove succedevano le cose. Tuttavia, in un'ottica di lungo periodo, facendo un ragionamento più ampio, è indubbio che si possano trovare assolutamente elementi di contatto con realtà estremamente vicine, e quindi sicuramente a mio parere ci sarebbe anche da lavorare nel lungo periodo al riguardo. In questo senso l'interfacciarsi con delle figure, cioè a me piace che il linguaggio della fotografia vada un attimo, essendo fotografo documentario, vada a interfacciarsi con diversi tipi di linguaggi. In questo senso la fotografia assume un significato diverso. In questo senso non ho grosse difficoltà, perché diciamo il mondo accademico, interfacciarsi con il mondo accademico non è difficile, perché una persona che dedica la propria vita allo studio di una determinata realtà non ha problemi, è molto aperta. Quindi anche se non sei molto conosciuto, diciamo, io ho sempre avuto dei feedback positivissimi, grandissima disponibilità anche da studiosi importanti. Lo stesso discorso ovviamente non avviene nel campo della fotografia, proprio perché molto spesso è proprio l'aspetto della passione che manca, e quindi diciamo che ecco, da questo punto di vista riuscire a porre le basi, ecco, di un ragionamento più complesso potrebbe essere interessante. Quindi tu da un lato hai un dummy, mm-hmm, che è, diciamo, è una parte di progetto conclusa, esatto, che tu stai prendendo. Per il quale diciamo stai lavorando sulla diffusione, giusto? Se ho capito bene, nel senso cerchi un editore, vuoi produrlo di più, perché da quello che ho capito tu al momento stai lavorando su due piani contemporanei. Mm-hmm. Da un lato è un progetto concluso, il Dami, sì, che sta girando per concorso, frutto di un primo capitolo, esatto, quindi lui ha bisogno di diffusione e di circolazione.
continuazione di questo progetto. È corretto questo? E la continuazione di questo progetto prevede un lavoro sempre nell'area, cioè l'area, tornare lì e continuare. Sì, diciamo che ormai in Libano ormai sono abbastanza, sono luoghi abbastanza familiari. Mi piacerebbe iniziare ad affrontare realtà molto vicine che si inseriscono all'interno di un unico ragionamento, però cominciamo un attimo ad allargare l'orizzonte. Il libro è un lavoro documentario che racconta la realtà quotidiana di quest'area, no? È un libro estremamente rigoroso, anzi, scusa, non manco, intanto fate la salute. diciamo che se tu vai ad Amra, a Gemese, che sono i posti del centro, compri una cartina geografica, una cartina di Beirut, questo pezzo è un buco, perché non esiste, non è mappato, nessuno ci va, ma non è che non ci va nessuno, non è che non ci va nessuno occidentale, non ci va nessuno anche di Beirut Ovest, di Beirut Ovest, scusa, in Est. Dal momento che tutti gli abitanti di Beirut sono intimamente legati alle vicende che sono finite soltanto per 20 anni fa, dire. Tutti hanno dei parenti, eccetera, eccetera, che sono stati coinvolti nella guerra civile, eccetera, eccetera. Siccome ai tempi Beirut era divisa esattamente in due, dal punto di vista psicologico è rimasto questo senso di divisione della città. Ai tempi era impensabile per un cristiano magari andare in Beirut Ovest, eccetera, eccetera. Quindi questo è una sorta di conseguenza che è rimasta psicologicamente grandissima, cioè quantomeno da parte cristiana non ho mai trovato nessuno che sia andato, e questo fa parte della, diciamo, delle conseguenze psicologiche. Ovviamente un osservatore esterno non può tener conto, cioè prestare fede al 100% a quello che ti dico, che altrimenti non ci sarebbe mai dovuto andare, cioè, mi sembra. Questo purtroppo è legato al loro trascorso, perché ciò che tu subisci, hai subito, ciò che hanno subito i genitori, i tuoi zii, inevitabilmente si ripercuote anche sul tuo modo di vedere la città. Quindi tu hai cercato di mappare questo territorio. Esattamente. Il mio lavoro è siccome c'è questo buco, c'è questa assenza anche di informazioni in risposta anche a una sorta di quasi inaccessibilità, e infatti le foto sono in corrispondenza con degli stralci di cartine, di una cartina geografica che poi sono riuscito a ritrovare lì a Beirut, che è una sorta di planimetria, eccetera, eccetera, dalla quale io ho espunto alcuni stralci, e di conseguenza le immagini sono intese a relazionarsi in maniera diretta a questi pezzi di mappe. Anzi, le mappe costituiscono una sorta di, dividono il lavoro in più capitoli. Quindi in un discorso di 100 pagine è possibile trovare 4 capitoli, in una roba del genere. Quindi è diviso in blocchi, sostanzialmente. Anche perché il problema qual è? Che un lavoro del genere può essere presentato solo come lavoro finito. Cioè, se tu mi dici, perché non mandi il lavoro, questo premio, cioè, la maggior parte dei premi chiede 10 immagini massimo, ma se io do 10 immagini di quelle, non hanno alcun significato. Cioè, il lavoro, a mio parere, assume un significato soltanto quando lo si può prendere in considerazione nella sua globalità, insomma. No, vabbè, ma dal libro tu puoi espungere, cioè tirar fuori 5 foto che raccontano, voglio dire, il significato. Da lì non puoi tirar fuori 5 foto, perché non significano niente. Cioè vedrai, cioè... Sì, infatti, magari vedendo, sì, io mentre guardavo sentivo il racconto, appunto, e forse siamo... Partire... Perché è una zona estremamente sensibile, diciamo.
perché si trova. Vabbè, innanzitutto nella mappa turistica non lo trovi perché è sotto gli stracci, quindi mi sembra anche abbastanza, diciamo, non è assolutamente zona turistica. La difficoltà del quartiere è una difficoltà legata alle dinamiche, voglio dire, di geopolitica, che fanno sì che è una zona estremamente presidiata da alcune milizie, diciamo, non è che siamo molto contenti di avere gente in giro che... c'è il particolare di questa zona che sono radicati lì delle milizie? No, il particolare è che diciamo, il centro di quello che è il mondo sciita libanese, in particolare la realtà degli sciiti di Beirut è particolare perché gli sciiti di Beirut non sono nati a Beirut, ma provengono tutti dal sud del Libano e sono risaliti a nord in virtù, cioè a causa dei bombardamenti di Israele durante l'invasione del Libano. Quindi abbiamo in una realtà, in una crescita della città Beirut abbastanza regolare negli anni 40-50, è avvenuto a partire dagli anni 60-70 una crescita assolutamente selvaggia, e lo si vede, poi se ci vai è ancora meglio, te lo vedi ancora meglio, che è stata assolutamente non gestita per motivi ovvi dal governo, è scappata completamente di mano. Questa urbanizzazione selvaggia ha fatto sì che non siano stati creati dal governo servizi, cose di questo genere, quindi l'abbandono totale di una parte della città perché lo Stato si è arreso, cosa che abbiamo anche in Italia peraltro in un certo senso, perché anche da noi lo Stato si è arreso, ci sono parti dell'Italia che sono fuori dall'Italia, in un certo senso si può fare anche questo paragone. Lo Stato si arrende e nel momento in cui lo Stato si arrende subentrano delle altre forze che peraltro gli sciiti sono sempre stati tradizionalmente sottomessi ai sunniti. Attraverso questo movimento rivoluzionario per il popolo sciita c'è stato un risveglio dello sciismo che è un qualcosa di assolutamente recente, che non è mai esistito nella storia dell'Islam, quindi assume una rilevanza anche da questo punto di vista. Hezbollah si è sostituito allo Stato, ha colmato un vuoto, lo Stato, infatti la definizione utilizzata dagli antropologi è uno Stato in un non-Stato, cioè quella realtà non fa parte dello Stato, cioè un sistema che è andato a colmare un vuoto. E tu vuoi usare questa realtà come, sto pensando al piano B del tuo progetto, ESPA, tu parti da questo nucleo col pensiero di poter viaggiare in un territorio e comparare questa situazione? No, non è comparabile. O puoi tornare là? No, non è comparabile. Quello che voglio cercare di fare adesso è riportare tutto questo progetto su un piano pratico. Quindi abbiamo individuato un problema numero uno, o una domanda numero uno, che è la diffusione del capitolo numero uno. La parte B del progetto è la sua continuazione. Quindi quello che bisogna fare è fare luce, focalizzare qual è la motivazione di questo progetto, cioè in termini molto specifici, tornare là oppure andare da un'altra parte. Questa è la prima domanda. Oppure entrambe, perché? Perché vuoi. Cioè ti spiego, io Beirut da questo punto di vista è molto semplice da prendere in considerazione, perché è estremamente divisa in settori, quindi tu non hai, il fotografo non ha grossi problemi a trovare dei punti di contatto. Da questo punto di vista il lavoro del fotografo è appena agevolato. Sono appena tornato, in questo ultimo viaggio ho preso in esame la parte relativa ai campi palestinesi, lì è una realtà anch'essa molto diciamo a sé stante, quindi io credo che anche la stessa fisionomia della città aiuti molto il lavoro del fotografo, perché non hai bisogno di grossi
cioè per te cosa significa espanderlo? Cioè tu cosa hai, cioè cos'è che ti manca rispetto a quello che, cioè, che puoi potenzialmente fare per portarlo avanti? Ti mancano fondi, ti manca... No, vabbè, oppure, oppure ci sono delle parti che richiedono, non so, delle collaborazioni con delle istituzioni, che ne so, internazionali, non so, cosa di più da... No, diciamo all'interno del quale possa, quindi che può consistere sia di uno scambio con persone interessate a vario titolo, quindi interessate al percorso, questo percorso non si sa, dove, quindi aperto a una ampia possibilità di, cioè ampie categorie professionali, in particolare, ecco, a me piace confrontarmi con... in particolare il mondo accademico, antropologi, storici, ecco, questo è l'ambito mio di riferimento come persona. Però al contempo, ovviamente, unendo un attimo, ricreare un humus all'interno del quale che non sia costretto ogni anno, sostanzialmente poi è questo, perché si viene a conoscere un lavoro, si viene a conoscere una persona che sta facendo un lavoro di lungo periodo, diciamo, si sa quello che sta facendo, eccetera, eccetera, eccetera. Penso questo. Di questi progetti di cui ora parlerà meglio lui, così insomma è più chiaro.
chiaro. Qui c'è stato un ciclo di mostre. Sì, un breve ciclo. La documentazione. Esatto, fotografica. Una piattaforma in rete. Lui ha creato questa piattaforma e io mi sono occupata, diciamo, di realizzare nuovamente una sorta di proprio nuovamente di mostra in rete, però. Quindi dico io, nel senso l'abbiamo fatto insieme, chiaramente io ho curato questa cosa molto schizofrenica, cioè che mettere d'accordo il mio chiaramente gusto fotografico, quindi mettermi anche un po' da parte, però anche esserci così, in confronto, diciamo, in parallelo con quello che poi era il lavoro di altri, e quindi rispettando anche in qualche modo, facendo da filtro a quello che poi è stato vedere, respirare, un po' entrare in queste ottiche, che poi sono state otto lavori diversi, sì. Quindi otto volte una diversa dall'altra, quindi per me comunque è stata un'esperienza abbastanza combattuta, anche con lui siamo abbastanza combattuti, diciamo, perché era complicato, però diciamo una cosa da cui ho tratto vantaggio, probabilmente è servito anche un po' a ridimensionare questo aspetto, poi egocentrico, no? Poi che ha il fotografo, e ci è piaciuto poi alla fine, perché comunque diciamo all'inizio era anche da parte mia un metterci la firma, no? Quindi anche a scatola chiusa capire se approvare in qualche modo questo progetto o meno, perché tendenzialmente quando si fa una mostra c'è, cioè, almeno qui non capita che ci sia il fotografo che la vada a fotografare, cioè ci sono degli scatti semplici, diciamo, di quello che poi è stato l'evento, comunque è stata la mostra. Nel nostro caso, diciamo, abbiamo voluto qualcosa di un po' diverso, anche perché lo spazio è una scala condominiale, quindi è uno spazio proprio domestico, cioè lui ha utilizzato questo spazio in un palazzo di questo quartiere, tra l'altro, che è il quartiere Libertà di Bari, uno dei quartieri comunque più popolari ma anche più storici, e quindi era veramente uno spazio angusto, cioè, però soprattutto essendo appunto uno spazio con dei limiti, no? Limiti spaziali di fruizione, ed essendo agganciato fortemente con le maggiori, diciamo, i maggiori centri culturali europei, anche americani. Si cerca, sì, perché chiaramente gli artisti coinvolti sono tutti artisti giovani, però fortemente inseriti nel contesto artistico contemporaneo. Quindi in funzione di questi limiti, l'idea era quella di riversare subito in rete il materiale fotografico, che però non fosse prevalentemente, cioè non avesse un taglio prevalentemente documentativo, asettico, di registrazione, ma che registrasse invece proprio il mood, no? Il mood non solo della location, ma anche del quartiere. Era molto local, ma molto sì, era ancorato fisicamente, localmente, però con una proporzione. Poi c'è stato un esperimento abbastanza ardito, cioè riuscito perfettamente, però molto molto faticoso, di cui però personalmente io sono molto soddisfatto. Quindi l'idea era quella, cioè il suo contributo è stato quello di rendere tangibile, no, la mostra per tutte quelle persone che non potevano accedervi, perché c'erano era suo appuntamento, chiaramente non era uno spazio aperto. È proprio un condominio, cioè con la signora di cucina, con la signora di cucina, con problemi tecnici, anche proprio da partire dall'amministratore, ma soprattutto da parte mia, con la voglia di mantenere, capire proprio come gestire questa cosa che è stata dura, diciamo, e poi era anche dura documentare, perché in realtà lo spazio realmente si chiama 63°-77° gradino. Sono proprio, cioè è la parte, cioè un segmento di scala, non è l'intera scala, è una porzione, quella racchiusa tra il 63° e il 77° gradino di una scala condominiale, no? Quindi la parte, l'ultima parte. Molto bello, caratterizzato fortemente da questa vernice rossa, marrone, no? Marrone, che ci sembrava orrenda all'inizio, poi però è diventato il punto di forza. Certo. È proprio un'architettura molto vintage, molto vecchia. Comunque, c'è un drone delle scale di un palazzo, sì. Un ciclo di otto mostre, sì.
questo limite abbiamo cercato di potenziare la dimensione online. Abbiamo creato questo sito che però non è semplicemente documentativo nel termine. Le foto che poi sono inserite su uno sfondo, cioè c'è tutto uno studio, un layout particolare. E anche in linea con, scusami se ti interrompo, con questi artisti che in realtà sono artisti di una generazione detta, cosiddetta post-internet, cioè in realtà è particolare il lavoro, perché gli artisti da lui invitati, perché è lui che in qualche modo ha voluto loro. E parliamo quindi di artisti che sono principalmente legati non all'Italia, penso che sono proprio legati all'Italia, no, zero, perché penso che nessuno li abbia mai esposti se non fosse a Milano. Cioè il discorso dell'andare online era anche molto legato a loro, a quelli che erano i loro contesti, quindi molto locale a Bari, ma in realtà completamente proiettato fuori, nel senso che poi era importante avere questo discorso online. Però non farne la classica cosa che potesse essere, cioè vai e fotografi cosa, cioè il quadretto, no, cioè dovevamo rendere l'idea, quindi è stato, diciamo, complicato. In più era complicato l'accesso, nel senso che non volevamo una calcarsi, il vernissaggio, cioè abbiamo sempre ragionato proprio su una semplice produzione di un prodotto artistico-culturale, più e cercando di evitare il più possibile tutti quei fenomeni poi secondari di, non so, di cacciare, di festa, no, a noi interessava proprio arte come necessità. Esatto, in questo come produzione, è stato un project space, cioè uno spazio di progettazione. E ripeto, parallelamente quello che è stato, cioè la fruizione avveniva su due livelli, fisica o prevalentemente online. Quindi abbiamo creato delle mostre online, cioè quello che tu vedi è esattamente quello che poi percepivi lì, in quello spazio lì. E ora la domanda, diciamo, è, perché in realtà noi portiamo l'esperienza che è stata fatta, realizzata, in qualche modo chiusa, nel senso che questo ciclo si è chiuso. Però entrambi, diciamo, a questo punto sono entrata anche io più prepotentemente nella cosa, già che è stata una cosa di forte esperienza per entrambi e anche di fatta proprio di rapporti, di contatti, di collaborazione, cioè perché è stato poi tutto fondamentalmente gratuito. Quindi il risultato è stato il massimo, perché in realtà ci sono gallerie, contesti assurdi in cui si paga, lui con, voglio dire, e lui principalmente è riuscito semplicemente tramite una proposta fatta a queste persone nel modo giusto, con appunto anche una proposta fisica giusta, con un abstract, la descrizione del posto. Questi artisti molto giovani, molto quotati, hanno accettato, perché in realtà qui esiste una dimensione di questo tipo, contrariamente a quello che si dice anche qui a Bari, che è difficile fare le cose. Cioè questo progetto è la dimostrazione che è stato possibile fare una cosa, cioè low cost tra l'altro. E quindi io principalmente dicevo a lui e ci chiedevamo perché non continuare questo discorso, e però ci interrogavamo sul come mantenere comunque questa tipicità, ma non tipicità, perché ripeto, poi la cosa curiosa è questa, di dire lo faccio qui, proprio a casa mia, nel mio quartiere, però con questo tipo di respiro, perché in realtà, ripeto, sono artisti molto particolari questi, cioè sono anche poco digeribili, cioè quando magari... È un po' come la fotografia di cui parlavi tu ieri, infatti io ho ritrovato questo l'ultimo numero, no? In cui ci sono questi nuovi fotografi americani e dice tu li vedi, ma quasi sono repellenti, ti sembrano brutti in un primo momento. Io ho provato la stessa cosa quando ho visto i lavori di questi ragazzi, perché poi li ho conosciuti tramite lui inizialmente, però sono così contemporanei, cioè che sono quasi, non so come dirti, sono quasi in parallelo. Stanno usando un linguaggio che è il linguaggio che noi usiamo su internet, loro lo stanno usando già per fare arte. Quindi è una cosa veramente cozza un po' con quello che è il gusto, l'estetica, cioè a volte sono veramente brutte le cose. Però c'è una sorta di riconoscimento che loro già hanno, e poi insomma leggi, capisci, un po' ti informi ed entri in una chiave nuova, in un'ottica nuova, diversa, che poi te li fa inquadrare diversamente. Io proponevo a Fabio sostengo che in qualche modo questo progetto vada continuato, perché
è stata, diciamo, sono stati portati qui, intanto qualcuno ha potuto vederli, ci sono dei rapporti ora con queste persone e a me è piaciuta anche come esperienza, mi piacerebbe continuarla, però ci chiediamo come fare a non ricadere nella dinamica della galleria, cioè ho 5 opere di quello, 5 di quello, le mettiamo in una galleria e facciamo il solito, diciamo, processo, che però è quasi una via obbligata, perché altrimenti che fai? Crei un format. Vorreste fare un secondo ciclo? No, non vorremmo fare un secondo ciclo. No, ti spiego, io no, avevo inserito dire come fare... avevo inserito questa sezione, perché chiaramente l'ho sempre concepito come un progetto super temporaneo, super condensato, con un enorme sforzo, perché mi interessava proprio questo, cioè esplorare la nozione proprio di istantaneità, di accelerazione e di sovraccarico, no? Proprio come indicatori della cultura, della nostra cultura visiva. Non mi interessava qualcosa da proporre con una programmazione di 2 anni, no? Volevo concentrarlo e poi convertirlo in qualcos'altro subito dopo. C'è stato però un artista che non ho potuto esporre fisicamente per una serie di problemi, e lui ha tirato fuori un'idea molto molto interessante, e di lì ho pensato e ho proposto a Rosa, ce ne abbiamo parlato, di sviluppare una dimensione un po' legata ad un displacement della location, no? Mantenendo però la peculiarità fisica del luogo. Lui non ha installato fisicamente i suoi lavori, ma ha creato una suoneria per cellulare site specific, quindi fortemente legata al luogo, dopo una conversazione, dopo del materiale scaricabile sul sito, cioè tu puoi scaricarla, dove la mostra non è installata fisicamente ma è cantata da un artista, una cantante tedesca, perché lui è di sede a Berlino. Quindi parlavamo, no? Di potenziali, potenzialità da sviluppare in questo senso, ma anche nella esperienza, proseguirla anche, però capire, cioè questa è chiusa in qualche modo, quindi non cercare magari altre scale nel mondo in cui fare questa cosa, perché insomma, ci sembra tutto più ovvio, non so, oppure più, non lo so, ricadere più. Sì, poi sfociare. Quindi, però è un peccato, perché in realtà è una cosa che è stata fatta con delle grandi potenzialità, ripeto, c'è dell'energia sotto che non andrebbe sprecata e appunto probabilmente andrebbe continuata come cosa, perché fino ad ora noi, diciamo, ci siamo sempre lamentati in questi anni, io da fotografa, come dire, che espone nei posti, espone, non succede niente, insomma la solita cosa. In questo momento, diciamo, culturalmente ti senti più attivo, perché come se in qualche modo hai ottenuto un risultato molto forte anche in qualità di fotografo, perché in realtà è così, cioè ho avuto molti riconoscimenti per il lavoro svolto, quindi ti sei cimentato, ti sei un po' staccato da sta retorica di te stessa, comunque sei riuscito a fare una cosa, a tirar fuori qualcosa di serio e anche a soddisfare qualcun altro. Quindi ci piacerebbe portarla avanti. Però ma non sapete come. No, vorremmo trovare, sì, perché vorremmo trovare qualcosa che possa essere una chiave in sintonia con quello che abbiamo già fatto, perché non vorremmo ricadere in cose che non ci sono piaciute fino ad oggi qui. Parte piano. No, quello che mi sembra di capire è che comunque la peculiarità di questa cosa sia portare un'altissima qualità internazionale, cioè su una specificità territoriale, senza cadere nella cosa, no, folcloristica, sì, sì. Esatto. Cioè, e soprattutto ci aver trattato uno spazio fortemente, come dire, connotato, cioè fisicamente particolare, però parallelamente con uno spazio neutro che potesse vivere anche solo semplicemente con la documentazione della propria attività. Cioè ci siamo ritrovati, no? A sperimentare qualcosa che anche per noi era nuovo, che però ha ottenuto un grande riconoscimento, cioè un buon riconoscimento. Quindi ci chiediamo se continuare o... però esplorando qualcosa sempre di ricerca, no? Sì,
Sì, io in quello che ho scritto, che ho mandato, ho inserito il sito, perché in realtà è strano, perché non è tipico, cioè trovi questa scala, però è molto forte il contrasto, nel senso che poi questi lavori sono anche molto molto moderni, strani, un po' ti forzano, anche la grafica è una grafica che sembra quasi, cioè le scritte sono quasi le scritte delle feste di Halloween, cioè è una grafica molto strana, che sembra grezza proprio. Però l'idea era quella proprio di commissare in questo progetto. Ma no, era a me interessava più che il loro modo di comunicare, cioè interessava compensare quello che è il mood, no? Di quel tratto, di quel tratto di strada lì che è fortemente popolare, grezza, no? Multietnica, quindi cioè è una vera e propria registrazione di quello che avviene lì musicalmente. E poi gli artisti sono stati e loro chiaramente hanno apprezzato. Cioè loro hanno ritrovato qualcosa che c'è anche nel Bronx, che ne so, chi lavora su queste cose, oppure Renaud Keres, cioè che viene da Parigi, che lavora proprio in questi quartieri malfamati, cioè c'è stata una sorta poi di... Anche le tematiche affrontate sono fortemente connesse con l'aria circostante. Ok. Scusa, posso chiedermi qual è il sito? Allora, 63 è in inglese 63rd 77 steps. Cioè 63 rd77th steps.com. Sì, 77 poi th steps.com. Cioè in inglese 63. Chiede Giuseppe, ha scritto il numero e lettere. No, cifre, allora, 6, 3. Diciamo, potete scegliere una cosa più facile. Ci siamo, 6, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Cioè, se convertirlo, proseguire magari con qualcosa anche a livello editoriale, ma più che altro davvero parlare. Sì, era proprio avere un brainstorming di quello di quelle che sono quelle le potenzialità di questa cosa, che ripeto, partendo dal discorso che ci sembra, almeno a me, sembra sprecato il fatto di giusto se ci sono delle potenzialità anche di raccolta di queste forze, di questi artisti che poi qui non sono mai venuti, anche se poi vabbè potremmo anche discutere sui riscontri, sulla popolarità o meno, però non ci interessava, nel senso che poi le persone realmente interessate sono venute, hanno chiamato. Sì, perché c'è un po' questo limite della fruizione su appuntamento che chiaramente inibisce molto la gente locale. La solita gente locale, quella diciamo più istituzionale, tra virgolette. Invece c'è stata una buona fruizione da parte di gente sconosciuta, soprattutto giovani, che forse erano abituati, no? Hanno contattato, hanno scritto, o addirittura stranieri che erano qui a Bari, che hanno sentito parlare fuori nei loro paesi, hanno scritto e hanno visitato. Ci hanno fissato la punta. Ah, e un'altra cosa da dire, un'ultima cosa, è che questo progetto paradossalmente non è stato apparentemente stato notato qui da molti, cioè dalle gallerie o da chi non l'ha raccolta. Praticamente pare che invece fuori, cioè loro stessi, gli artisti stessi portando in qualche modo, no? L'esperienza di questa cosa fatta, pare che abbia avuto degli scontri, infatti lui ha ricevuto delle mail, non so, da Parigi, non ricordo da dove, cioè da qualcuno che chiedeva addirittura uno scambio, chiedeva di poter, ma è importante questa cosa perché noi poi ci siamo posti il problema in quella situazione, cioè di poter esporre qui, cioè sulla scala, su questa scala che cioè, voglio dire, quindi ci ha anche stupito questo fatto, nel senso che poi... Cioè ci hanno contattato, mi hanno contattato per chiedere uno swap, no? Uno scambio. Sì, uno scambio, e chiaramente noi siamo fermi, nel senso che poi non è stato tutto, ah sì, approfittiamo di questa cosa, facciamo, cioè siamo fermi perché vorremmo realmente poi capire come condurla invece, e non fare, ok, ora ci mettiamo a fare gli scambi, cioè... Pensarla proprio come una proposta culturale per la città, che però sia anche una proposta culturale
strutturale per noi, nel senso che ci illuminiamo un minimo. Va bene, sì, però la connessione è lenta. Allora,